essere il vostro parrucchiere. No, la nostra signora Gaia è una... Gaia, piacere. Gaia, Aiele, Gaia, Gaia, piacere. Sta bene? Sta benissimo, anzi io sono venuta qui per dire che io ho trovato la mia cura, signora, dopo tanto penare. Perché allora... è una cura, perché lei è una casalinga, come tutte le casalinghe, hanno la frustrazione di avere figli, il mille marito. Mille problemi. E lei come... Guardi, ho un 3 o 4 Travor prima di colazione. 3 o 4? Travor. Una spruzzata, lo conosce bene, signore, vedi? Una spruzzata di Anzioloni in gola qua e là durante la giornata e nessun inconveniente mi fa più paura. Questo è un consiglio che possiamo dare alle signore a casa. Adesso, guardi, quando mi sveglio canto. Canto come un pappagallino castrato. È un'immagine poetica. I sogni sono desideri. Non ce la faccio tutta. E mio marito mi picchia che è una favola. Che lei ci tiene a questo calore umano. Beh, suo marito, insomma, dimostra il calore. A proposito di... Ma lo sa che io sono un abitué del regno della convenienza, eh? Il... Discount, bravo! Ti lascio, cose di donne. No, no, guardi, è veramente eccezionale. Sì, eccezionale. Sì. Un bidone di mousse Vanessa, 3 kg, 750 lire. Guarda, mousse Vanessa, mio marito ne era ghiotto. Gli ho messa una di fronte in 3 minuti. Se l'è divorata tutta, mi ha esagerato. Perché si è un po' bloccato qui. Non faccia gesti. E dove vuole che lo faccia? No, voglio dire, nello stomaco. Si è un po' bloccato. Però faceva finta di niente, che lo sa com'è l'uomo, no? Si tiene tutto dentro. Sì, in senso metaforico. Di poche parole, certo. 3 l'indispensabili, acqua, pappa, gnocca. È suo marito, no? Non parla dell'uomo in generale, parla... Un giorno se lo porta qui suo marito, Però, insomma, con me erano 7 settimane che non andavano. Signora, e dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 settimane, cominciava a farsi grave. E ogni giorno c'era una scusa buona. Allora, ma una mattina, mentre mi è uscito dal bagno, signora, con quella sua faccia da caporetto, no? Io allora, guardi, ho voluto controllare con mano, Sono andata a sentire l'asse della tazza, signora, che era fredda come la morte. E ho capito che ormai lui non ci provava neanche più. Mi sono rivolta al mio guru, suor Germana, che mi ha detto soltanto: bisogna combattere il simile con il simile. Che gusto era la mousse Vanessa? Io dico vaniglia, lei dice prova cacao. Ci è voluta la pazienza del signore a convincere mio marito a mangiarsi un altro bidone di mousse Vanessa a gusto cacao. Discount. Cacao, se capisco. All'ultimo cucchiaino gli scoppia una lotta intestino. Guarda. Si sentiva distintamente il clangore della battaglia. Clangore. Il clangore è un suono onomatopeico, è una parola. Il clangore, ci faccia immaginare. Forze del bene contro le forze del male. Cambiava colore, con orvaliglia, cacao, color valigna, cacao, variegato. Un sudore, guardi, si è tolto tutto, si è messo l'accappatoio, si è cacciato giù il cappuccio, come una spada laser, ha impugnato lo scopino d'accesso, così, Obi-Wan Kenobi. I ragazzi hanno riso tanto. Lui è entrato in bagno dicendo che la forza era con lui. Guardi, signora, quando ho sentito il canto di quello sciacquone, quando ho sentito la finestra aprirsi alla vita, mi si è aperto anche il cuore. Oh, che momenti. Mio marito è uscito cantando Bella Ciao. Realismo, socialista. Vabbè. Non è finita. Pensavo fosse finita, ero quasi contento. No. E per festeggiare il nostro 25 aprile mi hanno picchiato lui e i bambini. Che giornata, signora Gaia!